persona. This is my friend Alex. Alex is a cheese taster, a wine taster, and he's the owner of a wine and cheese shop in Corso Umberto. And we're gonna open a bottle of Prosecco with him shortly. So this is an expert swordsmaster from Napoli opening a bottle of champagne. I don't know if this can be seen in video, but my friend Alex, who opened the bottle, explained that you've got to hit this exact line, which is where the bottle is joined together, and then you've got to hit it at an angle of 45 degrees, not too hard, and that's the way to do it. Liam, is this worth opening with a sword? Yes. Could you do it? Could you be that ninja level? I could bloody well try. I've done it before. I've opened it with a knife before. I have a video to prove it. La preparazione si fa togliendo la capsula, aprendo la capsula, togliendola, spostandola. Tutte le bottiglie di Prosecco hanno questa è bottiglia, cioè questo scalzo, quindi si apre la capsula, si porta solo la capsula lasciando in pressione il tappo e si richiude la capsula su questo anello, cercandola di bloccarla il più possibile, in modo che la pressione la pressione generata al momento del taglio porta via tappo e pezzo di vetro. Se non ci fosse la capsula, il pezzo di vetro potrebbe spostarsi in qualsiasi altra direzione. Invece, bloccato dalla capsula, è come se questa parte si è appesantito. Sì, si blocca e quindi va via insieme alla fisicamente, ovviamente, non tecnicamente. Aspetta, che ti hanno insegnato? Di seguire una linea di congiunzione della bottiglia. In tutte le bottiglie c'è una linea di congiunzione del vetro, no? Di chiusura della bottiglia, quindi seguendo questa linea c'è una precisione maggiore, margine di errore minore, perché è il punto in cui la bottiglia dovrebbe essere un po' più debole. Il punto G della bottiglia? Quindi, il punto G della bottiglia può essere anche quello di sotto, che può essere accompagnata in un modo posizionato o infilando laddove c'è spazio, volendo. Alessandro just showed us the G string of a bottle. Champagne.